l'Italia che cambia siamo noi. Desidero che la mia vita sia dedicata a fare qualcosa di buono e già che ho avuto l'occasione di essere qui e di possedere questa attività, lo faccio in questo modo. L'Hotel Villa Claudia è nato nel 1978 da un'idea del mio papà e della mia mamma. È nato come un albergo familiare. Con il tempo, arrivati negli anni 2000, mi sono ritrovato a gestire io questo albergo e piano piano sono riuscito a trasformarlo a mia immagine e somiglianza. Ho creato un albergo sensibile ai temi ambientalisti, può essere definito un albergo ecologico. Lo scopo principale di questo albergo è quello di offrire sì una vacanza serena, perché ci troviamo sul mare, è un albergo piccolo, familiare, ma anche di aumentare la consapevolezza su molti temi, un'occasione per conoscere pratiche che ci possono far star meglio. Io ho dei collaboratori molto fidati che sono qui da anni, siamo una famiglia ormai, facciamo tante iniziative che servono a tutelare l'ambiente sia come struttura, per esempio il risparmio energetico dell'acqua tramite i riduttori di flusso, il risparmio energetico dell'elettricità tramite pannelli solari. In ogni piano dell'hotel abbiamo i bidoni dove i nostri ospiti possono depositare separatamente la carta, il vetro e la plastica. Per i più piccoli abbiamo un'animazione che sensibilizza anche i bambini sui temi ambientali. Poi ci siamo concentrati molto sull'alimentazione e abbiamo incominciato ad inserire delle materie prime biologiche. Dopodiché abbiamo incominciato a creare piatti vegani e vegetariani, cioè facciamo la cucina tradizionale insieme alla cucina vegana e tantissime altre cose che però non vengono solamente fatte ma vengono anche dette. Oltre ad offrire i piatti alternativi, diamo anche la possibilità di partecipare a delle serate divulgative. Le serate sono tenute dalla nostra collaboratrice Paola Di Giambattista. Spiega ogni risvolto sull'alimentazione in modo molto completo. Però dopo ognuno esprime anche quello che vive, come cucina. Ai nostri eventi partecipano anche esterni, quindi non solamente persone che alloggiano qui nell'hotel. Sono un momento per stare insieme, è un momento per condividere le proprie esperienze. L'hotel ospita diversi tipi di persone. Ci sono quelli che cercano questo tipo di alimentazione, ci sono i vegani. Queste persone sono molto soddisfatte perché finalmente hanno la possibilità di alloggiare in un hotel e di mangiare. Un'altra parte è fatta dalle persone che invece non conoscono questo mondo. L'importante è che abbiano la possibilità di sapere appunto che c'è un'alternativa. Io sono molto contento di aver fatto questa scelta anche dal punto di vista economico, perché sono riuscito a rendere questo albergo un albergo speciale. Sono riuscito a cominciare anche ad investire, a cominciare a rinnovare le camere, sono riuscito a rinnovare tecnologicamente l'hotel, rendendolo un albergo unico e speciale e più facile riuscire poi a far quadrare il bilancio. Italia che cambia, secondo me, è essere riusciti finalmente a esternare questa voglia di far bene, questa voglia di coltivare cose sane,
questa voglia di produrre prodotti sani. E in Italia ancora si resiste, ci sono tanti prodotti tipici che non hanno eguali in tutto il mondo, quindi ragazzi dobbiamo andare avanti per questa strada che è dura, perché le pressioni esterne, politiche, economiche sono tante, però non dobbiamo mollare. Ognuno facendo la sua parte e assumendosi la responsabilità della propria vita. Bisogna delegare meno e fare più noi in tutti i campi. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.